ਫੋਟੂ ਵੱਤ ਵੱਤ ਵੇਖਾਂ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿਵਾਈਏ ਲੇਖਾਂ ਵਾ ਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨਾਖਾਂ ਵਾ ਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨਾਖਾਂ ਮਾਈ ਜੇ ਲੰਮਦੇ ਸਰਦੇ ਨੀ ਇਹੋ ਅਰਮਾਨੇ ਫੋਟੂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੀ ਇੱਕ ਪਰਿਆ ਵੇ ਦੂਆ ਪਰ ਛਾਇਆ ਵੇ ਮਾਈ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਵੇ ਮਾਈ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਵੇ ਮੇਲਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਈ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਨਸੀਬਾਂ ਸਿਮੇ ਡੋਲ ਤੇ ਲਾਈ Salve a tutti, io sono Eliana Chiavetta, vi parlo da San Vito Lo Capo, dove è in corso la 19ª edizione del Couscous Fest. In 10 giorni si fa integrazione culturale attraverso un piatto che per antonomasia è il piatto della pace, un piatto che ha unito le religioni, i popoli e che ci unisce anche nel tempo, ci riporta alle tradizioni del passato ma ci porta anche verso il futuro. Questo è un progetto di marketing turistico che nasce nel 98 per destagionalizzare i flussi turistici. Abbiamo 10 delegazioni ufficiali che partecipano alla gara, che è una gara ovviamente simbolica perché noi celebriamo l'integrazione culturale. L'integrazione culturale secondo noi passa assolutamente dalla cucina. Ufficialmente la 19ª edizione del Couscous Fest! Tu pensi che l'attributo principale di questa manifestazione è che non ne parla nessuno, è la bellezza, perché i piatti sono belli, la gente è bella, è tutto indirizzato verso la bellezza. Viva San Vito Lo Capo e viva il Couscous Fest! Sono venuta qui il primo anno incinta, quindi mia figlia ha mangiato il couscous quando era ancora in pancia, è stata svezzata l'anno dopo con il couscous ovviamente e adesso è qui con me a 2 anni e mezzo a mangiare e ad apprezzare le ricette dei cuochi. Ci definiamo gli specialisti del couscous, quindi non possiamo non essere partecipi di questa iniziativa dove il couscous lo vediamo declinato in mille forme. Dal dolce al salato, al caldo, al freddo, quindi con una varietà che è figlia della fantasia poi di chi utilizza questo prodotto. Fate conto che arrivano in 10 giorni più di 250.000 persone in un paese che in inverno ha 3.500 abitanti. Al Couscous Fest c'è anche grandissimo spettacolo da Alvaro Solera, da Annalisa, ancora Luca Carboni, Giusy Ferreri. Io sono innamorato di San Vito, tanti lo sanno, infatti ho un sacco di amici qui, avevo la curva nord-sud di San Vito, ho semplicemente ripercorso dei ricordi che mi porto dietro da tutte le mie esperienze qui con gli amici a San Vito. Noi abbiamo scelto il couscous a parte come tipicità del luogo,
ma perché esprime dei valori simbolici, sono importanti. Abbiamo denominato il piatto della pace perché riesce a unire le tre grandi religioni monoteistiche, riusciamo a unire israeliani, palestinesi, insomma gente che di solito si fa la guerra, e qua invece si aiutano in cucina e fanno la pace. Questo couscous fest è sempre in ascesa, mai ci saremmo potuti immaginare tutto questo. Quindi quell'anno che passa tra un'edizione e l'altra è praticamente velocissimo, è incredibile. Uno si ritrova qui e sembra che si è fermato il tempo. È la cultura che fa economia, nel senso che ci sono tantissime sagre oggi nel mondo, dalle sagre più improbabili fino a quelle. Allora, la differenza tra una sagra e un festival internazionale è quando entra in campo la cultura. Buonasera a voi, grazie. Applaudissere, fa una televisione bella, importante. Vi volevo dire che sono l'originale. È fatto a mano, è un cannolo a doppio petto, ho cambiato il design perché ha una sua evolversi diversa rispetto al cannolo classico. Abbiamo allargato il cucchiaio e diminuito il troncone. Naturalmente è una cialda che si rompe con le labbra e usiamo una rigotta bio. La scorza del cannolo è croccante e io ho frullato la pesca, lo zenzero, il lime, la menta, c'è dentro il latte di mandorlo, il pistacchio, c'è il passito di pantelleria, quindi è un viaggio tra tutto quello che in fondo noi facciamo in Sicilia. La vivo come un grandissimo regalo che mi fanno, questo è il settimo anno, e con un grandissimo senso di colpa, perché io devo telefonare a casa e dire ai miei che sto lavorando tantissimo, è molto faticoso, che non dormo, che ho da fare. Invece, come vedete, c'è un mare strepitoso, anche quando piove è bello, sto in mezzo ai più grandi cuochi internazionali, italiani, internazionali, tutta gente amichevole come voi, una fatica. E naturalmente un saluto da parte mia della Vinimar Marsala al degustatore di vino con il massimo di quello che potrebbe essere l'espressione trapanese, il cannolo. Benvenuti a questo spettacolo, grazie di essere qui! Buona musica! Mare, 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 ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, 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 sai che... San Vito mi è entrato un po' nel cuore la prima volta che sono approdato un po' di anni fa qua al Couscous, è stato per me una grande sorpresa. Ogni anno si replica questa sorpresa e diventa ancora sempre più una sorpresa, e penso che siamo sulla buona strada per arrivare a portare nel mondo tutto quello che è di buono c'è in Sicilia. Un grande saluto al degustatore di vino e continuate così, vi voglio bene. Parlare ma io vedo facce che già ho viste in giro, ragazze che schignano e mi fanno sentire solo. Non si ma... San Vito Lo Capo oggi è conosciuto nel mondo e c'è un binomio, San Vito Couscous, cioè adesso è imprescindibile, diciamo. Per piacere. La bellezza di questo posto passa anche per il fatto che dove vai mangi veramente bene, con un rispetto per la materia prima veramente incredibile. Mare, 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 cosa... Col couscous uno può fare tutto, basta saperlo trattare. È una materia prima per me universale, nel senso che va bene dall'antipasto, ripieno, primo, contorno, quindi ci si gioca insieme. No, non voglio restarci più, no. A tutti gli amici del degustatore di vino di continuare a seguire questa pagina che è bellissima e soprattutto di bere sempre bene e rifiutare di bere male. Voglio ringraziare gli organizzatori, è un grande onore essere qui insieme a voi stasera, tra l'altro in questo posto meraviglioso. Finché c'è prodotto c'è speranza, ma anche il vino ha la sua importanza. Va bene, grazie, ciao.
stiamo già lavorando all'edizione numero 20 ed essendo un bel compleanno vi assicuriamo che ce ne saranno delle belle. Auguri al degustatore di vino e speriamo veramente che di sorseggiare tanti bei prodotti anche a San Vito Lo Capo. Amici del degustatore di vino, vi aspettiamo, ciao! Che bella giornata, che noi felicità, che è arrivato per festa di couscous, che una bella giornata, chi si mangia couscous, bellissimo, che San Vito Lo Capo un bella parte. Sì.